deve creare un servizio di te. Allora, creazione di servizio di te. Chi si offre a fare il servizio di security? Vincenzo? Questo è un supporto tecnico che va verso i partecipanti della manifestazione per informazioni e rispetto delle regole interne del corteggio. Punto. Adesso vediamo qualcuno che ha fatto. Quindi è un guardiano della gestione. Che non ci siamo gestire. Gestire e avere rapporti con la polizia. Ma non sappiamo chi è il servizio. Ma non sappiamo che usiamo il servizio. Secondo me dovremmo esserlo tutti quanti. Perché siamo tutti a conoscenza in maniera diciamo dettagliata della manifestazione. E quindi credo che tutti quelli presenti stasera dovrebbero Teresa, se Giovanni ha finito a toccare per me, non facciamo mai finito. Giovanni, finisci, concludi però, c'hai 3 minuti. Volevo dire che secondo me bisogna mandare l'invito a tutti, un'email al sindaco, a tutti i sindaci, a tutti i... Non ha importanza che denunci, tu lo devi invitare i sindaci, non per la persona in cui tu istituzionalmente porta pure con valore, portalo perché è una commemorazione di persona. Questa cosa è stata messa già in votazione in una... Guarda che questa è stata a volte avere un aiuto. È stata già parte di una riunione. Penso che tu sei il prossimo in linea. Puoi rispondere ampiamente a Giovanni. Puoi rispondere quando vuoi. Ti puoi rispondere. È stata messa a votazione. Io dico questo. Puoi rispondere a Giovanni. No. Però bisogna comprendere. Non so la votazione, chi l'abbia fatta e come. Non mi interessa. Rispondere ovviamente è molto esaustivo. No, sinceramente non mi interessa. Però credo che una manifestazione fatta da cittadini, non da forze politiche, debba per forza far intervenire le istituzioni. Anche se è un delinquente, anche se viene lo signor anche se viene mio nonno, quindi anche se viene mio nonno, bisogna fare. Io non volevo concludere il discorso qui. Innanzitutto volevo sapere organizzativamente se c'erano i lumini, le candele per la piattolata. Non ci sono, ma ci saranno. Ok, perfetto. Stasera faremo una rolletta economica per fare. Io quello là volevo. Volevo dire perché di questa fiaccolata? Perché del muro della vergogna? Non abbiamo parlato, abbiamo soltanto della fiaccolata. Scusami. Diciamo, questa situazione, questa tragedia ha colpito tante persone, già in pannone. Noi facciamo questa fiaccolata, il muro della vergogna, per riaccendere o accendere, perché forse non si sono mai accesi, i riflettori sulla discarica di piano. Perché la gente qua è morta, sta morendo e continuerà a morire per i prossimi anni, purtroppo. Allora, la fiaccolata, il muro della vergogna, il muro del, come diceva lei, dei costi, io voglio più della vergogna, perché voglio essere un po' più brutale, deve far capire alle istituzioni che io non voglio che vengano, perché questa è una condanna. La loro rappresentanza istituzionale non ci interessa. Loro devono subire e capire che questo muro dei ricordi deve pesare come un macigno. Non possono irsi qua a fare la campagnetta elettorale. In prima linea sì, siamo vicini ai familiari dei morti o di quelli che stanno morendo. Sono stati loro responsabili della morte di queste persone. Io non faccio un atto politico, per non condivido come. Perdonami se posso. Come associazione non scusa, perdonami, vorrei parlare. A me non interessa, il tuo discorso non interessa perché a me, io di De Magistris e Figlioria non ho nessuna stima, nessun rispetto. Né voglio che loro vengano, né voglio che loro vengano, e loro come istituzione... Ma tu sai quando io
dopo puoi fare il però io sto dicendo la mia opinione. Io sto dicendo io la mia opinione. Sì, ma tu per esempio ti Roberto. Tu Roberto stai dicendo. Io sto parlando io. Poi ne abbiamo comunque già votato questa questione di una precedente. Io comunque, io personalmente non voglio che venga, perché questo dolore è già una, deve essere una condanna, non deve essere la partecipazione di Matissus che venga lì col confalore, che fa vedere che ha bracci familiari, cioè, sinceramente a me questa cosa non piace, perché sarebbe soltanto per lui la campagna che già sta facendo elettorale. Quindi io la presenza di Matissus e di Fiorino, no, che loro devono anzi capire che questa cosa deve, non li deve far dormire la scusa persona. E quindi io non lo so. Erano già rimasti con la votazione. Se lo vogliamo rimettere a votazione, come volete voi, assolutamente. No, però un momento, qua ci sono delle associazioni che mettono la faccia dei loro Se prima all'assemblea dove Vincenzo l'ha invitato, noi l'abbiamo già discusso. Non è che voglio ribadire. Se tu lo leggi, capisci perché non lo No, però io come associazione io credo. Volevano rispondere a Roberto, Giovanni e Paolo, brevemente però. Io ribadisco un'altra volta, questa è veramente una commemorazione, non lo possiamo sul piano comune. E il signore dice giustamente, sono una mia associazione, qui è una lotta di cittadini. Che sto movimento ci messo io pure io sono non c'è azzeccamento del momento no, no, abbiamo, noi abbiamo invitato il sindaco di Napoli e Pozzuoli non ci hanno pensato proprio come associazione non ci hanno proprio cagato hanno avuto 30 giorni di tempo per risponderci si sono fatti denunciare però ma chi dà io tengo protocollo ma chi sta scritto ma guarda che ci stanno i protocolli no ma invitata questa alla denuncia una volta ma che non si ha conoscenza della cosa che bisogna che abbiamo fatto ma non si può parlare di forma di nome che poi non vengo ce ne frega però non vengo non dopo essere invitato allora se l'istituzione serve per darti anche una mano perché tu hai bisogno della forza di loro di cercare il ciubare tu hai possono anche negare questa era solo una risposta a Roberto non no la risposta a Roberto è un atto politico quello che lui dice che io come associazione non condivido e ritengo che la nostra associazione farà un passo indietro con un suo articolo di giornale dice no, mi dispiace, non per questa cosa. No, perché io sono aperto. Allora, come coordinamento fuoco abbiamo denunciato 36, 15, 22, a tutti della terra, però quando si va in manifestazione del genere il compadone rappresenta la cittadinanza non il personaggio ok? Questo è quello allora, che noi abbiamo pure protocollato la richiesta di tutto cittadino a stasera tematisti non c'è risposta cioè questa secondo me è ancora più grave perché noi abbiamo chiesto per questa giornata simbolica dove è morta della gente troppa è morta della gente quanto meno che lui potesse proclamare sia Napoli che Pozzuoli una giornata di tutto cittadino simbolica per tutta la gente che è morta non hanno proprio calcolato non neanche dice guarda la telefonata, ma la telefonata invece per il fatto della trivellazione. Ma non devi poi meno 5 stelle, la devi portare lì. No. Un'associazione. Ma hanno chiamato invece per le trivellazioni, il tema, il sindaco è dispiaciuto che lei ha detto che per le trivellazioni, guarda, invece la giornata di tutto cittadino, non mandano proprio da qua. Non lo so, io vedo una completa assenza e la pitanza del sindaco, Napoli e di più. No. Perfetto, allora c'era Daniele che però è uscito un attimo, quindi lo superiamo un attimo. C'era Mario. Ah, Daniele, quando vuoi. No, per fare una comunicazione, non magari non interessa le associazioni qui presenti. Devo dire di lanciare l'evento anche sul meetup che specifichiamo perché ho letto alcune incomprensioni. Cioè, noi l'abbiamo lanciato proprio perché è un fatto di associazione e non di movimento. Per questa non l'abbiamo lanciato. E noi vogliamo coinvolgere le associazioni. Non ci abbiamo pensato, però non è inconcidente, solo segnalarlo. Noi vogliamo far partire l'evento come associazione, non come movimento. Ma ho risposto anche io stasera. È già partito come meetup, è già partito. Non riesco a capire le vostre affermazioni. Cioè, sono delle affermazioni assurde. Il movimento è nato come.
cittadini e noi siamo dei cittadini attivi di tutte le altre. Ma è già partito. Il movimento non ha nulla a che vedere con questa azione qua. Se vengono, se ci sarà. Se arriveranno. Questa è una risposta di se voi continuate a parlare di movimento, io me ne scopro la opera della principale. La cosa deve partire come associazione. Sai perché? Nel momento in cui tu ci metti la bandiera del movimento, vai fuori. Altre associazioni che possono non essere concordi con il movimento, giusto? Mario? Scusami Enzo, volevo solo dire una, cioè mi aggancio a quello che stava dicendo. No, io non ho parlato. No, ma voglio dire anche no, il fatto che diceva il fatto dell'evento ma già praticamente è già partito. Silenzio. Continua. No, volevo iniziare. Vai. Ci sono stati ritardi 3 minuti. No, dicevo, mi premeva a fare una considerazione anche per. Non so se può interessare, io credo che interessa il discorso qua più che altro. Il meetup, che cos'è più che altro? È una piattaforma organizzativa alla quale se tu Mario vuoi iscriverti, non c'è bisogno del requisito di essere iscritto al Movimento 5 Stelle se ti vuoi iscrivere su questa piattaforma organizzativa. Questa piattaforma organizzativa si chiama Meetup Napoli, fanno parte tantissimi cittadini di tutta Napoli, ok? Alla quale non è arrivato quel volantino materiale che io ho ricevuto, perché l'altra volta ci siamo visti alla prima centro direzionale, l'ho avuto. Magari chi non è arrivato fisicamente nell'evento Facebook né il volantino, ma è iscritto a questa piattaforma organizzativa. Come si chiama? Magari semplicemente. Daniele. Magari semplicemente non è a conoscenza di questo evento. Dicevo, carichiamolo su questa piattaforma organizzativa, che è pur vero che la maggior parte degli iscritti sono certificati. Daniele, no, ti devo interrompere. Puoi farlo, tu, io so come funziona l'unità. Vai sul Meetup, fai pigli l'evento, mettilo sul Meetup. E dici, qua c'è stato un sì, non c'è bisogno di mettere. Perché? Tranquillamente. Ma non c'è neanche da discutere. Lo fa su un'unità. Tu sei iscritto all'unità, per favore. Ma No, scusatemi, ma volevo dire una cosa a riguardo, posso? No, volevo che risponda a Daniele. Ho capito. Velocemente, cioè voglio dire, l'evento già c'è, è sotto forma di meetup, cioè la riunione a cui io sto partecipando, cioè già porta questa indicazione. Quindi c'è l'evento, non serve proprio a niente. C'è già quello. Quello è un evento, è un incontro che già stabilisce che dobbiamo andare a fare, diciamo, questa fiaccolata. Quindi scrivere anche l'evento per una fiaccolata è come fare un duplicato. Perdonatemi la mia schiettezza. Diciamo. Così. Penso così. Cioè già c'è, l'evento già c'è. Assolutamente no, non è una riunione di tappo questa. No. Non è assolutamente, questa è una riunione. Vengono e sono le associazioni, io voglio fare un'altra considerazione che ma è una parentesi, è un inciso, è una cosa da parentesi. No, ma io personalmente. Ma no, Giovanni. Mario, noi non siamo un'associazione ma un comitato territoriale che opera sul quartiere di Giocato. Siamo stati, diciamo, protagonisti di diverse battaglie, diciamo quella sui beni comuni, sulle aree verdi e su un'altra serie di questioni. Diciamo, quello che io volevo dire, logicamente penso già sia formato un comitato con un organizzatore di questa fiaccolata, quindi è normale che uno si attenga alle decisioni che già sono state prese precedentemente.
logicamente do, quindi diciamo più per capire come si articolava e come diciamo dovevamo arrivare a questo, a questa calcolata. Magari diciamo do delle opinioni diciamo penso nostre su come realizzano delle cose, ma puramente per partecipare alla discussione, non per mettere in vengono, Mario, che ben vengono. Giusto per chiarire, io condivido molto diciamo l'intervento del, non mi ricordo il nome, Roberto. Rispetto alla partecipazione o meno di cariche politiche o personaggi politici, perché è vero che la morte non ha colore politico ma dei responsabili. È importante che almeno io mi trovo con te, no, no, anche io condivido con te, sì, no. Non vuole essere troppo buonista e queste cose qua, no, no. Rispetto alle bandiere, per quanto ci riguarda, noi non abbiamo bisogno di rappresentarci con la bandiera, noi ci rappresentiamo con l'intento di quella giornata, con la rivendicazione di quella giornata, cioè ci sono delle vittime, ci sono dei colpevoli, c'è un disastro, esatto, e quando c'è un disastro, a noi interessa quello, interessa portare quello, non ci interessa portare chi siamo, cosa siamo. E chi aderisce materialmente, esatto, che come comitato che non si ripeta, esatto. Assolutamente, io sono stato personalmente nel 2008 a Pianura, a Chiaiana, a Taverna dei Re, cioè una bella. Comunque, al di là di questo, noi aderiamo come comitato di quartiere e porteremo fisicamente nulla, le nostre persone, niente di più. Pensa a bandiera. Come essere umano, mi sembra, no? Beh, essere umano. Esatto. Bravissimo, bravo. Io condivido appena tutto quello che hai detto. No, sono anzi, l'iniziativa che avevo pensato di creare all'inizio è proprio tutte le parole che tu hai detto una dietro l'altra, niente di più, niente di meno. Cioè, in effetti, bisogna portare le persone alla conoscenza che sono stati ammazzati da qualcuno. Quindi sono d'accordissimo con te che se è pur vero che i morti non hanno colore politico, però i responsabili ce l'hanno, ci abbiamo nome e cognome, si chiamano Antonio Bassolino, si chiamano Perrone Capano, si chiamano Giorgio Napolitano, si chiamano Vassallo Chianese, La Marca e Di Francia. Io ti dico nome e cognome, l'ho detto davanti a un magistrato ripreso alle telecamere e lui, io ci ho messo 2 minuti e 26 per postargli la domanda. Ho detto, dottor Arditugo, perché se questi reati andavano prescritti in 12 anni, perché li avete tenuti segretati per 16 anni? Lui ci ha messo 12 minuti per dirmi una risposta che non mi ha risposto, cioè senza diminuire. Alla fine ci ha accusato che noi dal territorio non facevamo la denuncia, perché io e Lucia De Cicco, che eravamo stati da lui 10 mesi prima a fare questa denuncia, l'abbiamo aspettato fuori alla porta, è vero Lucia? Lei che ha più confidenza di me, Andrea, ma che stai dicendo? Ah no, mi ricordo di voi, voi siete venuti a denunciare. Mentre noi siamo venuti a denunciare, tu te ne sei andato a fare il CSM, infatti sei andato al Consiglio Superiore della Magistratura. Quindi noi abbiamo denunciato, noi come cittadini non sappiamo la nostra denuncia che fine ha fatto. Sono passati 18 mesi, Roberto. 4 gennaio ad oggi sono 18, 14, oggi siamo a luglio 2 qui, sono passati quasi 18 mesi. In effetti un certo PM, come si chiama? Miraglia del giudice, c'ha questo faldone di carte. Io quando sono arrivato con la mia valigetta gli volevo dare l'ultima carta che ho avuto a breve, quella là dell'ARPA, che praticamente ha fatto i rilievi dicendo che ci sono valori di idrocarburi 2500 volte superiori alla norma, questa è di in questi giorni la relazione. E lui ha detto, no, giovane, per l'amor di Dio, esiste una sedia là piena di faldone. Però cosa ha fatto proprio il gesto. Ha detto, scusatemi, come cittadino e come presidente dell'associazione, quando è che si aprono quei faldoni? Quando è che qualcuno si inizia a leggere? È passato 18 mesi, stavamo io e lui. E lui disse, venite fra una quindicina di giorni, come ci disse? Punto. Ok, quindi i colpevoli ci sono. Incredibile. Prego, finito. Allora, ci sarebbe Lucia. Allora, per quanto riguarda l'invito rivolto alle istituzioni, leggendo quello che è stato pubblicato come autorizzazione per quanto riguarda questa dichiarazione di questo cittadino, c'erano delle perplessità, infatti sono state date delle adesioni da parte di sindaco di Quarto, sindaco di Bacoli, partecipazione al Movimento 5 Stelle delle portavoce delle persone. Quindi nasce spontaneo il fatto di dire
queste persone sono state invitate, hanno dato spontaneamente la loro adesione, perché se è una cosa che quanto pare è vero che noi siamo qui come associazioni, ma molti di noi sono anche simpatizzanti di altre persone politiche, c'è un commisso di situazioni. Quindi noi come associazione, che abbiamo sempre ritenuto di stare lontano da quelle che sono appartenenza politica, ma teniamo proprio quello che è bene comune, cioè i diritti lesi dal punto di vista proprio come cittadini del territorio, al di là di quella che sono la politica, quindi o invitiamo tutti o non invitiamo nessuno. O quantomeno... Non l'abbiamo, non l'abbiamo. Ho fatto una domanda, ho detto, queste persone che voi avete scritto lì sopra, ora o hanno dato la loro adesione spontanea, o sono stati invitati, perché citarli? Proprio perché tu vuoi dare un'integrità di fazione a livello sociale, quindi di associazione, mettiamo fuori un attimino quelle che sono le proprie appartenenze politiche, le proprie adesioni, che potranno passare sicuramente durante il percorso e capire come poi si svolgerà anche il percorso. Perché noi faremo questa fiaccolata, cosa avverrà alla fine della fiaccolata, ci saranno degli interventi, quali saranno gli interventi, ci sarà un documento finale, cioè anche capire queste cose qua, proprio perché noi come associazione, tu lo sai bene, siamo abituati ad avere un criterio di come nasce, di come deve finire, se no ha il senso di per sé di qualcosa che è nato e finisce là, da questo punto di vista. Per quanto riguarda la cosa che diceva la signora Teresa, che era giusto, allora era proprio questa affermazione che si voleva capire, perché noi siamo cittadini, prima, poi l'appartenenza politica viene se qualcuno la chiede, perché dire noi siamo comunque 5 Stelle, lo sappiamo, e siamo in piazza, è un po' un attimino limitativo per chi vuole partecipare. Per tutti, su questo aspetto concordo con te, e materia era questa quello che volevo dire, non c'era bandiera, no, allora, ho capito cosa voleva intendere Gianni e quindi sto sottolineando questa cosa, perché Gianni non sempre riesce a guardare il motivo per cui dice certe cose, quindi uno lo guarda e forse non ha capito quello che ha detto la signora. Era questa l'unica cosa che volevo sottolineare. Poi quando si interrompe uno prende il fine del discorso e quindi poi ti perdi anche tu nella storia. No, vabbè, falla finire. Era questo principalmente le due cose. Mi è venuto in mente, scusami. Poiché noi non nasciamo oggi, ma nasciamo da parecchio tempo come associazione del territorio, volevo semplicemente informarvi che come coordinamento esiste già un coordinamento che ha fatto la maxi querela di 35.000 firme, dove ha denunciato il sindaco De Magistris in quanto sindaco, ma non De Magistris, quanto sindaco della pro tempore per la situazione, perché se poi vogliamo dire chi è responsabile, certamente non è De Magistris, certamente non è Dio, ma saranno altre persone. Quindi ecco perché dire, caricati di responsabilità, invitando e dicendo portami con favore, stai dicendo mo tu lo sai, ancora di più, come figura istituzionale responsabile anche a livello di un'autorità sanitaria, che cosa farai? Quindi caricarlo di responsabilità, perché le denunce, lo sappiamo bene, nascono, arrivano sui tavoli e lasciano le scie. L'abbiamo provato sulla nostra pelle. Quindi come coordinamenti di associazioni esistono, purtroppo noi facciamo mea culpa perché molto spesso siamo proprio affetti dal NIMBY, no? Dall'effetto NIMBY. Cioè io sto nel mio territorio e non guardo quello che avviene oltre, perché se si parla di tutta una storia che ha fatto il coordinamento di metà di fuoco, di là, Caetano, Giuliano, Pianura, perché sono state anche Pianura che fa parte anche di questo, quindi significa che molto spesso non c'è questa informazione, forse perché si è costipati in un'altra situazione anche politicamente che non si affaccia a questa situazione. Perfetto, c'è Fabio. Io volevo parlare un po' del discorso di divulgazione web che è nato questa cosa. Viva Ignoti, che ha portato queste idee di fare questa fiaccolata, quando aumenta le nostre regioni del gruppo, e poi aveva una discussione sui tavoli. Si chiamava fiaccolata. Quando ho letto questi commenti oggi in serata, che tanto si chiedeva questo evento, quant'altro, ho riattivato questa discussione mettendo
l'ultimo ordine del giorno che abbiamo noi costato, che però è stato deciso di farlo come cittadini e non come movimento. Pienamente d'accordo su questo punto. Ma c'è stato. Ho postato anche evento Facebook nella discussione con le due locandine che ho avuto in visione alla riunione, che comunque c'è stato anche un video presente in una riunione cittadina, che diciamo essere tutti noi del Meetup Napoli a far parte di quella riunione ed assistere a quel video di cui venivano invitati tutti quanti alla partecipazione. La formalità di creare questo evento si può fare tranquillamente stasera, ma molti eventi sono stati creati 24 ore prima della realizzazione, quindi non vedo nulla di strano che non è ancora nato su Meetup. Meetup è una piattaforma che ha solo 5.000 iscritti, 100 visualizzazioni alla fine, e utilizzano quella piattaforma. Facebook ci restano quanto? 3 miliardi di persone? Penso che come social network è più maggiore diffusione. Stiamo dicendo la stessa cosa, abbiamo detto, cioè, o meno tu ne vuoi, se riuscire a concluderla io no, però... Vabbè, diciamo, volevo stemperare la cosa. Io pienamente d'accordo che non ci siano bandiere, perché deve essere tutti i cittadini. Non vedo per quale motivo non debba essere caricato su una piattaforma, dove a questa piattaforma stanno tutti i cittadini. Ma come il tempo di caricare. Come dice Giovanni, la puoi caricare pure tu. Tranquillo. No, perché la venga a dire questa cosa? Perché c'è stato un commento in cui si diceva non è il caso di metterla perché non è il movimento. No, chiaro, il Meetup non è il movimento 5 Stelle. Io non l'ho letta, altrimenti dicevo mettilo tu. Una cosa è stata un'organizzativa. Sì, infatti questa persona non è per organizzarci. Di fatto questo è un tema che va bene, cioè uno lo può mettere tranquillamente. Non succede. Assolutamente. Vuole dare che lo vengono a sapere altre persone. Allora, comunque i mezzi divulgativi non sono solo su Meetup. Anzi, proprio per farlo più divulgativo. Allora ci sta Giuliano. Allora, io sull'invito credo che sia un'assemblea pubblica di questa richiesta autorizzazione, tu come hai parlato anche altri più importanti, anche più mettieri, anche se diverse sono delle assonanze più importanti, deve rimanere chiaramente aperto. Cioè gli inviti non si fanno, l'assemblea pubblica chiaramente per definizione è aperta a tutti. Quindi, chiaramente, se si presentano, come si possono presentare anche i sindaci che sono stati denunciati, lo fanno a titolo personale, giusto che qualcuno faceva notare, teoricamente loro non sono, in quanto persone, aderiscono a questa iniziativa perché si rendono conto del problema. Quindi la cosa può essere unificante e quindi non è che devono essere esclusi. La cosa è aperta a tutti, certo non devono essere invitati, su questo sono pure io d'accordo, quindi... è un'assemblea aperta a tutti. Poi, però se vengono devi cacciarli. Io volevo... No, li caccio, però non devono venire col gonfalone. Cioè devono venire a titolo personale. Da cittadino come tutti voi. Come cittadino, come poi fecero anche in altre circostanze pure il sindaco. Chiaramente poi intorno si fece un po' il vuoto, lui se ne rese conto, si fece due passi e poi se ne andò. Chiaramente ci sono delle iniziative sulle quali lui non sta rispondendo, per cui poi... come istituzione, forse, cioè qua si presentasse, fare quasi un mio gruppo come persona, mi presento come sindaco, mi rendo conto che non mi posso presentare, sì, non ti puoi presentare, stante le denunce alle quali, diciamo, gli stimoli che sono stati dati, ai quali tu non hai dato proprio nessun tipo di risposta. Poi volevo giusto fare un accenno su, cioè questa è una manifestazione in cui anche io sto pubblicizzando anche in altri ambiti lavorativi, amicali e quant'altro, perché è molto importante, però vorrei portare un po' la riflessione di tutti su un concetto: le morti sono fondamentali, però io credo che una cosa che dobbiamo tenere presente è che questa violenza che viene fatta al territorio è una violenza, qualcosa che è più grande anche delle vite delle persone che comunque sono per me persone che sono ancora tra di noi, cioè la violenza si sta facendo su qualche cosa che è sacro, che è superiore alle nostre vite, ed è una cosa che noi forse abbiamo visto molti che non hanno forse approfondito questi aspetti, forse qualche film in cui si parla di indiani d'America o cose del genere. Noi abbiamo fatto delle violenze grosse, abbiamo il dovere, e la politica, cioè noi, hanno il dovere di mettere questa cosa, diciamo, come attività proprio politica, cioè come obiettivo di risanarlo. E certo non come stanno facendo con la terra dei fuochi. Quindi benvenga questa cosa. Chi è scritto a parlare? Cioè, allora, adesso... No, Gennaro risponde. Sulla pagina Facebook di Gennaro. Ma il video di tu quale video mi stai domandando? Ah, questo qua, diciamo, lo metto sia sulla mia, sul mio profilo personale di Facebook, su YouTube. No, lo metto dappertutto, diciamo. Cioè su tutti i canali. Sarà una donna
su tutti i canali, diciamo, su tutti i network che conosce a disposizione. Perché lui questo fa, ci piace. L'ha detto per preservarlo, non so mettere di ok, c'è andato, chi è che ha detto? C'è Teresa che è subito dopo Umberto. Teresa e Umberto. Andate sempre in cupo. Sempre in cupo, questo è il è giusto che sia così. State premi però, 2 minuti che è tardissimo. Da cominciare. Fate parlare le persone che non hanno parlato. Fate parlare le persone che non hanno parlato. Dai. No, siccome no, io ho chiesto di intervenire perché giustamente forse non è chiara la mia posizione o almeno l'intervento che ho fatto precedentemente ad alcune persone, mi rammarico perché io di solito sono abbastanza chiara quando parlo. Invece purtroppo forse stasera non lo sono stata. Per quanto concerne la questione del sindaco, io mi sono manifestata sempre contraria ad invitarlo, perché seppure non ha, tra virgolette, responsabilità per diciamo, una strage iniziata 30 anni fa, 25 anni fa, è responsabile nel continuare a delinquere, perché il sindaco di Napoli è sindaco già da 4 anni, e nei suoi 4 anni, se avesse limitato la sua attività ad aprire qualche metropolitana in meno e a iniziare un ragionamento sulla bonifica della discarica di Pianura, ma come della terra dei fuochi, come nel caso suo, ma nel caso del Casertano, nel caso di tutta la situazione delle discariche abusive di Giugiano e quindi di Pozzuoli e quindi di Figlioli e chi prima di lui, cioè il fatto di non essere presenti a una catastrofe non significa non prendere atto come primo atto politico, perché prima di tutto c'è la vita degli altri ma anche di se stessi. È la stessa cosa delle trivellazioni, c'è nessuno immune da una tragedia, e quindi il primo atto che il sindaco avrebbe dovuto fare era quello di risolvere le problematiche di scariche Caivano, Chiaiano, Pianura e quant'altro. Quindi Bagnoli. Per questo non va Bagnoli, no, dico perché non mette a favore l'elenco di quelli. Però quindi non lo invito, perché però se fortunatamente si facesse un esame di coscienza e intervenisse come persona a chiedere venia e a rendersi conto che forse ha sbagliato, può essere che domani mattina, dato che ha ancora un anno di mandato, forse ne avrà anche altri, nel frattempo ne ha uno sicuro, da domani mattina potrebbe cominciare ad aprire, dato che è anche un magistrato, tante e tante carte, interessarsi a qualche problema un po' più importante. Questo è come la vedo io nei confronti di De Magistris, se chi è venuto prima di lui, e spero di chi verrà non dopo. Per quanto riguarda quello che volevo dire che noi il movimento, non è perché io mi fossilizzi sulla questione che ne siamo in momento, volevo soltanto sottolineare il fatto che siamo tutti qua per portare avanti un'idea che a Pianura e come in altre parti della città sta molto a cuore, e quindi dicevo noi movimento perché noi almeno qua a Pianura ci battiamo, e Vincenzo Russo molto prima di noi qua almeno in questo territorio, quindi ci riconosciamo in questo concetto dei 5 Stelle, che comunque al momento non sono condannabili, non sono tra i condannati. Quando saranno tra i condannati, che al momento sono quelli, sono gli unici che hanno posto comunque un freno a tutto questo. E poi non parlavo, anzi io sono contenta che c'è un coordinamento, però io parlavo di un altro tipo di coordinamento, perché io non posso sapere da casa mia tutto quello che fa lei. Oggi posso essere felicissima di sapere che esistono persone come lei che si interessano da tanti anni a questa cosa, e sono orgogliosa di aver conosciuto persone come lei stasera. Però io parlavo di coordinamento perché se domani mattina io mi sveglio e sono una persona che abita di fronte, non sa niente di tutto questo, non c'è nessun modo perché io posso venire a sapere che lei opera, fa la sua opera in maniera egregia. Allora dicevo coordinamento per dire cominciamo a dare un coordinamento anche utilizzando i social network, utilizzando delle piattaforme più ampie. Era un disegno futuro a cui mi riferivo, perché sicuramente so che ognuno di voi fa tanto sul territorio, era solo come per esaltarlo, perdonate. Questo però, dicendo qualche di comunque la signora Lucia aveva già detto che c'è un'organizzazione, che c'è anche la rete per tutto questo.
Ora, dai prossimi interventi però sul punto sull'organizzazione, non chiarire.